Va bene, grazie a tutti, buongiorno, benvenuto alle nostre repubbliche confinanti, a cui ci fa sempre piacere la loro presenza. Oggi, come probabilmente vi avranno già detto, è la questione Fano prima di tutto, come diceva qualcuno. Voglio evidenziare due cose prima di iniziare la conferenza. Intanto che diciamo, la mia attività di questore in questa provincia si è contraddistinta in un momento essenziale, e cioè quello della prevenzione, del controllo capillare del territorio, che penso sia l'arma vincente per risolvere qualsiasi caso. Perché questo? Perché credo che la professionalità che hanno gli operatori nella provincia di Pesaro, in particolar modo nell'attività investigativa, sia veramente un dato scontato. E quindi questo abbinamento, questo binomio, prevenzione, quindi con un capillare controllo del territorio, e questa professionalità degli investigatori, con uno spirito di sacrificio, ha portato ad una soluzione di un caso che poteva essere, se non ci fosse stato, ecco, questo momento, poi arriveremo, un caso insoluto. Vedremo quando poi diciamo, i due uffici che hanno operato, della Polizia di Stato, hanno operato, vi renderete conto come ci sono dei dettagli a cui bisogna dare peso, e il dettaglio poi risolve il caso. Entrano anche in questa operazione altre questioni. Mi ha telefonato ringraziandomi il sindaco di Fano per la celerità dell'intervento, perché mi rendo conto che un caso di questo genere, due esercizi commerciali che subiscono un danno di questo genere, preoccupa. Ma gli ho risposto, ed è ancora più preoccupante, come in occasione di questo genere di episodi si apre a un certo punto il festival delle attività investigative, delle soluzioni, delle ipotesi più assurde, che creano forse più danni in circostanze di questo genere. Specifico meglio, il fatto di dire che Fano era morsa da attività usuraie, da attività estorsive, penso che sia un grave danno che si fa alla comunità stessa, che bisogna rasserenarla, perché, ripeto, e ritorno al discorso di prima, gli investigatori che abbiamo di primissima qualità, la prevenzione che fa parte dell'attività investigativa, perché hai l'occasione di conoscere chi sta nel tuo territorio, hanno portato a questa soluzione. Un altro elemento che devo evidenziare e che è stato importante per arrivare all'autore di questa brutta faccenda è la videosorveglianza. La videosorveglianza è uno strumento a cui non si può fare a meno. Non è che la videosorveglianza ti dà il risultato finale, ti risolve il caso, ma dà l'indicazione, l'input, quell'aiutino che serve a noi investigatori per costruire un'ipotesi vera, concreta, cosa che abbiamo fatto. Certo, ho detto anche al sindaco di Fano, avremmo voluto anche dirlo subito che stavamo sulla pista giusta, ma spesso dirlo subito significa intanto un fatto di esperienza investigativa, non dà mai buoni risultati. Poi, come diceva l'amico Trapattoni, fin quando il gatto non ce l'hai nel sacco. Non dir gatto se non ce l'hai nel sacco. Quindi, allora, per un discorso, però noi sapevamo che la strada era buona, che chi stava dietro a questo avrebbe ottenuto questo risultato, e quindi siamo qua, grazie anche, e lo sottolineo, al dottor Narbone, che
che veramente ci è stato vicino, ha coordinato, ha accettato le nostre soluzioni e ipotesi investigative. E quindi grazie. Quando si gioca in squadra il risultato è questo. I particolari, adesso apriremo questa risoluzione con piccoli particolari, ripeto, che sono stati importanti. Vedrete che parliamo di uno straniero che decide nottetempo di fare un certo tipo di reato, e lo fa con la volontà. Uno non va alle 4, si alza, ha le idee chiare. Quindi noi traiamo da questo caso una serie di esperienze, e poi farò a conclusione farò anche un appello finale. Quindi ci rendiamo conto come gente va preordinata a fare certi tipi di reati, e poi per coprire altri reati più piccoli commettono delle cose assurde, abominevoli. Io per adesso mi fermo, perché do la parola a chi è stato sul territorio e ha operato. Ma ripeto e sottolineo di nuovo, il nostro controllo del territorio capillare, forte, e quindi la conoscenza di chi sta sul nostro territorio e la professionalità di chi ha operato è stata la carta vincente, perché la persona era stata, anche se fotografata, anche se video ripresa, è stata riconosciuta da un nostro operatore che l'aveva fermato qualche giorno prima, più volte. Quindi vedete come funzionano le investigazioni. Per adesso mi fermo. Passo la parola al dottor Seretti e poi al sostituto commissario, il vice dirigente della squadra mobile. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, come diceva il signor Questore, è stata un'indagine veramente molto rapida, una risposta che è stata data, diciamo, in tempi strettissimi, grazie all'intuito investigativo degli operatori investigatori e della squadra mobile della Questura di Pesaro e del commissariato stesso di Fano, che hanno operato in sinergia ininterrottamente per 3 giorni, e subito l'indagine si è indirizzata verso il canale giusto, proprio con lo spunto, come diceva il signor Questore, della videosorveglianza all'interno di uno dei 2 locali colpiti, il Tiravino. Sebbene le immagini non fossero di ottimissime, proprio di qualità eccelsa, comunque grazie alla conoscenza del territorio, degli operatori proprio della volante del commissariato di Fano, che tutti i giorni quotidianamente operano sulle strade della città e quindi controllano, identificano, verificano moltissime situazioni e moltissime persone nella stessa città, ecco, da lì è nato tutto lo spunto investigativo, l'approfondimento successivo investigativo che ha portato poi i 2 uffici ad operare un monitoraggio, un impedimento strettissimo del sospettato. La Procura della Repubblica, il sostituto procuratore, il dottor Narboni, ha subito accolto la nostra tesi investigativa grazie ai presupposti, agli indizi che avevamo raccolto, e ci ha subito autorizzato una perquisizione a carico di questo sospetto, perché non era anche semplice individuare la sua abitazione, dove si appoggiava, perché è soggetto senza fissa dimora, che è risultato appunto dimorare proprio a metà distanza tra i 2 locali colpiti, in un appartamento all'interno di un appartamento che era proprio equidistante rispetto ai 2 obiettivi che ha colpito quella notte. Era ospite lì, quindi non era stato censito, era una persona che, ripeto, non aveva una fissa dimora e quindi aveva diverse soluzioni per abitative. Quindi una volta individuato l'alloggio dove si appoggiava, nella giornata di ieri abbiamo fatto insomma un ingresso all'interno di questa abitazione, abbiamo sottoposto a perquisizione con un decreto della Procura della Repubblica e abbiamo rinvenuto il materiale che aveva sottratto all'interno di almeno uno dei due locali, in questo caso il videoregistratore di cassa che aveva asportato dal Tiravino, e preso in carico, insomma, poi ha confessato tutte le sue attività, tutti i reati che aveva commesso, e quindi ci ha fornito tutte le sue dichiarazioni,
che insomma ci hanno portato a capire insomma, che lo faceva per necessità di soldi, aveva assoluta necessità di soldi, è un disoccupato, non lavora già da diversi mesi, è un cittadino, ha cittadinanza italiana ma di origine lettone, che ha vissuto per tanti anni nel vicino Fano, città limitrofa a Fano, per poi trasferirsi negli ultimi periodi proprio a Fano, anche se in condizioni molto, molto precarie. E abbiamo rinvenuto quindi all'interno del visitatore di cassa, abbiamo rinvenuto all'interno del visitatore di cassa, c'era anche la chiave proprio di accesso al tiravino che comunque non ha utilizzato, e poi gli indumenti, insomma, che quella sera, parte degli indumenti che indossava quella notte per compiere i furti, e altri attrezzi insomma che avevamo rinvenuto in parte anche lì vicino al locale che ha utilizzato per forzare, in questo caso soprattutto il secondo locale, la Bella Napoli, per forzare l'inferriata per poter fare ingresso. Insomma, quindi abbiamo chiuso il cerchio in tempi veramente rapidi e tempestivi, con oltretutto la confessione da parte del reo, e il quale ha ammesso di aver appiccato il fuoco ai due locali perché aveva intenzione insomma di nascondere le tracce del suo passaggio, e questo è avvenuto in fasi ben distinte, anche temporalmente ben distinte e valutabili, nel senso che ha fatto il primo ingresso al tiravino, ha cercato di forzare il registratore di cassa, non ci è riuscito, quindi l'ha sradicato completamente e intero se l'è portato nell'abitazione che era lì vicino. Una volta aperto all'interno dell'abitazione, cercando di non farsi sentire anche dagli altri occupanti della stessa abitazione, ha pensato insomma di essere in difetto per quanto riguarda le tracce che poteva aver lasciato all'interno dello stesso locale, quindi vi è rientrato dentro e, utilizzando alcuni combustibili trovati all'interno dello stesso locale, cioè delle bottiglie di superalcolici, ha appiccato il fuoco. Dopodiché si è allontanato, si è ritrovato vicino al secondo locale e quindi, non avendo trovato molti soldi all'interno del visitatore di cassa, a suo dire è entrato anche all'interno del secondo locale, approfittando di una basculante semiaperta, poi forzando l'ingresso interno, e qui all'interno ha subito puntato al videoregistratore di cassa e asportando del denaro che era all'interno dello stesso, per poi far rientro nell'abitazione, e da lì poi c'è stato tutto l'intervento successivo dei vigili del fuoco, il nostro intervento della squadra volante e della squadra mobile di Pesaro e quindi del commissariato e tutta l'attività di indagine di cui accennava il signor questore. Quindi siamo subito risaliti alla sua identificazione e abbiamo veramente operato ininterrottamente monitorandolo 24 ore per poi fermarlo, e eravamo convinti insomma di trovare alcune tracce di reato insomma che aveva appena commesso, e questo ci ha portato un ottimo risultato. Sì. Buongiorno. Diciamo che per noi investigatori la cosa che più ci ha diciamo colpito e che ci ha rilevato è quella di poter assicurare alla cittadinanza che non si nascondessero dietro questi episodi che terrorizzano un attimino la cittadinanza e fatti di estorsivi o ritorsivi, e purtroppo è stata l'azione di un balordo che per pochi spicci in realtà ha fatto danni rilevantissimi alle attività commerciali, in particolare a una. E la cosa più di rilievo dell'operato nostro è stata la capacità di conoscere il territorio e sinceramente l'abilità di chi ha operato e che conosce bene le persone che si muovono sul terreno, e per quanto riguarda noi più strettamente la capacità di individuare un ronin, un cane sciolto, una persona che non aveva riferimenti stabili sul territorio, che rimaneva inizialmente una semplice corrispondenza, una semplice intuizione investigativa di un operatore che magari poteva aver riconosciuto una faccia, una similitudine, ma che senza un lavoro incessante 24 ore su 24, smuovendo di tutto e di più, non avrebbe avuto alcun risultato. Invece così si è riuscito a individuarlo, a monitorarlo, a rafforzare la nostra ipotesi investigativa e a far sì che l'autorità giudiziaria poi ci autorizzasse in una perquisizione che poi ha dato i suoi frutti.
grazie sempre ai tempi velocissimi, perché se avessimo perso questa opportunità, se avessimo deciso di rallentare un po' la corsa, probabilmente queste fonti probatorie che lo incastrano al di là di ogni ragionevole dubbio non le avremmo ottenute. Tutto qui. Bene. Ci siamo, per chi è venuto all'ultimo momento, i punti essenziali. Il nostro controllo del territorio e attività professionalità dell'attività investigativa. E possibilmente, quando succedono fatti di questo genere, che non ci sia, un invito che vi faccio, di non dare grosso spazio a queste ipotesi fantastiche e fantasiose delle persone. Perché, ripeto, si è parlato di tutto, di più, invece a noi è servito il tempo. Non solo per avere gli elementi certi di prova, ma anche per ricostruire la dinamica, per alcune cose che qui non vedete, per esempio, mi riferisco al maglione, è vero che non l'abbiamo recuperato, però abbiamo trovato il test che ha visto il maglione, vicino a un certo posto, dove il responsabile ha detto di averlo buttato, quindi abbiamo ricostruito perfettamente tutta la dinamica. Ma questo perché? Non solo per motivare il nostro fermo e il nostro provvedimento, ma anche successivamente, perché noi dobbiamo avere anche come punto di riferimento l'aspetto processuale della condanna. Cioè non dobbiamo solo prendere l'autore, noi dobbiamo essere certi che venga condannato. Questa è la cosa importante. Perciò io ringrazio anche il dottor Narbone in questa sintonia, perché noi dobbiamo essere certi, più che certi, estremamente certi prima di sottoporre una persona a restrizione della libertà personale.